Stretching. Al termine della fase di tonificazione è bene eseguire tutta una serie di esercizi di allungamento muscolare per migliorare la flessibilità e l'elasticità del vostro corpo. Più si è elastici e flessibili, minore sarà il rischio di infortuni e sarà più facile mantenere una postura corretta. Per questa fase vi servirà solamente il tappetino ed una corda oppure una fettuccia. Ogni esercizio di allungamento va mantenuto per almeno 40 secondi. E per far sì che sia veramente efficace, la sensazione percepita deve essere una tensione fastidiosa, ma mai dolorosa. In piedi andremo ad allungare il collo nelle varie direzioni. Cominciamo con una rotazione laterale. Andrò a rivolgere il mio sguardo verso destra, aiutandomi con le braccia per raggiungere la mia massima estensione. Mantengo la posizione sempre 40 secondi. Tutto il resto del corpo deve rimanere sempre allineato. Lentamente accompagno la testa in posizione centrale e mi preparo per ruotare il capo dall'altra parte, mantenendo sempre la posizione altri 40 secondi. Ora dieci. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rientro al centro e passo alle inclinazioni laterali, quindi andrò ad avvicinare l'orecchio alla spalla, aiutandomi sempre con il braccio che andrà a fare una trazione del collo verso il lato. Nel passaggio da un lato all'altro e da una posizione all'altra, è fondamentale non lasciare andare la testa e far sì che faccia degli scatti, ma devo sempre accompagnare il capo. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, lentamente ritorno al centro e cambio lato.10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rientro al centro. Ultimo esercizio per il collo. Afferro la nuca con tutte e due le mani e mi preparo a fare una flessione avanti della testa. Chiudo anche i gomiti verso l'avanti in modo da ampliare, amplificare la tensione, sempre senza esagerare, non devo mai raggiungere una qualche forma di dolore. Gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sempre accompagnando il capo lo riporto in posizione eretta. Utilizzando la parete come appoggio andremo ad allungare i muscoli dorsali. Ci appoggiamo con entrambi i palmi e andiamo ad avvicinare quanto più possibile il petto in direzione del pavimento. Le ginocchia sono leggermente piegate e la schiena è tutta dritta. Fino
Manteniamo la posizione sempre 40 secondi. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Lentamente torni in posizione retta. Utilizzando lo stipite della porta possiamo andare ad allungare il pettorale mantenendo il gomito allineato con la spalla e andiamo a fare una rotazione del busto verso la direzione opposta. Mantenendo sempre 40 secondi di tensione. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronti per fare il cambio lato. Andiamo nello stipite opposto per allungare l'altro braccio. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Allunghiamo anche il muscolo deltoide della spalla, quindi vado a raccogliere al petto un braccio utilizzando l'altro, afferrandolo per il gomito. Soffio sempre fuori tutta l'aria e mantengo sempre la posizione per 40 secondi. Tutto il corpo è sempre allineato in modo da concentrare la tensione solo sulla spalla destra. Posso passare all'altro lato. Ancora 20 secondi di allungamento. Cinque, quattro, tre, due e stop. Eseguiamo adesso un allungamento per i tricipiti. Utilizzeremo una fettuccia per agevolare l'allungamento. La posizione va mantenuta sempre 40 secondi, il braccio allungato in questo caso è il destro, con il gomito vicino alla testa e con il braccio sinistro aumentiamo la tensione in modo da allungare correttamente il tricipite. Per le persone più snodate è possibile direttamente unire le due mani. Ora possiamo allentare la tensione per passare poi all'altro braccio. Ancora 10 secondi, 9, 8, 7.
7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. In posizione supina andiamo ad allungare il tratto lombare, raccogliendo il ginocchio al petto. Lo tratterremo con le mani, espiriamo completamente l'aria e andiamo a mantenere la posizione per 40 secondi. Lentamente facciamo cambio gamba, andiamo a raccogliere l'altro ginocchio al petto per altri 40 secondi. La tensione deve essere costante, bisogna sentire i muscoli che si allungano ma non devono provocare dolore e non bisogna scomporsi dalla posizione durante l'allungamento. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ridistendo la gamba, faccio un bel respiro e mi preparo a raccoglierle entrambe al petto. Per gli ultimi 40 secondi di allungamento. Siamo a metà. Ora ridistendo le gambe lentamente. Aprendo le braccia all'esterno in posizione supina andiamo a fare delle rotazioni del bacino mantenendo le gambe piegate, allungamento che serve per i fianchi e sempre per la schiena. Dovrò scendere con le ginocchia da un lato, avendo cura di non far sollevare la spalla opposta e rispettando sempre i segnali che provengono dalla schiena, quindi in caso di dolore ritornare subito indietro di qualche grado. Ultimi 10 secondi. Ora ritorniamo lentamente al centro per poi scendere dall'altro lato. Ancora 20 secondi. Ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rientro lentamente al centro. In posizione supina, con l'ausilio di una corda, di una fettuccia, andiamo ad allungare i muscoli ischiocrurali della gamba e anche i muscoli del polpaccio. Andiamo a distendere la gamba completamente verso l'alto, mantenendo il ginocchio steso e il piede il quanto più possibile a martello. Con l'aiuto della forza delle braccia andiamo a tendere quindi la gamba in questa posizione. Manterremo sempre 40 secondi per ogni gamba, stando sempre sul livello di tensione che deve essere leggermente fastidioso, ma non deve provocare dolore. Il collo e le spalle devo cercare di mantenerle quanto più possibile rilassate o appoggiate a terra. Ultimi
ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1 e lentamente piego il ginocchio e riappoggio il piede a terra. Facciamo anche l'altra gamba, distendiamo in alto. Ginocchio esteso, piede a martello, braccia che tendono la fettuccia verso il basso. Ultimi 10 secondi di tensione. Quattro, tre, due, uno e scendo. In piedi, utilizzando una parete come appoggio, andiamo ad allungare il muscolo quadricipite. La gamba di appoggio rimane con il ginocchio leggermente piegato, mentre andiamo a trazionare il più possibile il tallone verso il sedere. La schiena rimane sempre ben eretta e raggiungo sempre il punto di massima tensione che non provochi dolore. Sgancio il piede, cambio lato, mi appoggio con l'altra mano e riparto con l'allungamento della gamba opposta. Ancora 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dalla posizione in quadrupedia andremo ad allungare completamente la schiena andando ad avvicinare il bacino verso i talloni e distendendo quanto più possibile le braccia in avanti, avvicinando la fronte a terra. Soffierò fuori tutta l'aria per raggiungere la posizione di massimo allungamento, da mantenere sempre 40 secondi. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lentamente mi riporto in posizione quadrupedica.